C'è qualcosa di più bello di un picnic insieme agli amici. Si gioca, si corre, si canta e si mangia. Seduti sul prato, tutti vicini, felici di essere insieme. Persino il cibo sembra più buono. A me non piace proprio mangiare da sola. E a te? Non è che l'erba non sia buona, ma se ho vicina un'amica, la mangio con più gusto. E a pensarci bene, forse è proprio così. Ha il gusto della compagnia. Certo, non è un sapore che si sente nella bocca, ma è qualcosa di bello, che dà gioia e rende ancora più piacevole il cibo. Ma sai perché mangiare in compagnia è così bello? Prima di tutto, è l'occasione per rilassarsi. Chiacchierando con i compagni o in famiglia, davanti al cibo si allontanano le preoccupazioni. E poi, come dice il proverbio, tutti i gusti sono gusti. E quando si è in tanti a tavola, è curioso scoprire anche sapori nuovi. Potrebbe capitarti, per esempio, di assaggiare cibi che per te sono strani, perché non sei abituato a vederli in tavola, e scoprire che invece sono buonissimi. Ognuno, infatti, è diverso dagli altri. Non tutti mangiano le stesse cose. Per esempio, ci sono bambini e bambine che non possono mangiare alcuni alimenti perché a loro fanno male. C'è chi deve evitare il latte, oppure chi non può mangiare il pane e la pasta, o le uova. E proprio in questo sta il bello di mangiare insieme. Che noia sarebbe essere tutti uguali! I nostri gusti dipendono soprattutto dalle abitudini della nostra famiglia. Ricordo alcune ricette che cucinava mia nonna. Squisite! E sono sicura che anche nella tua famiglia ci sono ricette speciali, con dei sapori e dei profumi che ti fanno venire l'acquolina in bocca e ti ricordano tanti momenti belli. E proprio questo, alla fine, è importante. Mangiare insieme è il modo migliore per vivere momenti piacevoli di festa, di allegria. Anche a scuola con i compagni non è bello pranzare insieme. Ed è anche l'occasione per imparare una cosa importante. Il cibo che più ci fa felici è quello che ci fa sentire tutti grandi amici.